Diego ha risposto alla tua domanda, qual è la situazione oggi? Ha Sì. risposto esattamente con le stesse parole che avrebbe usato nel 1785 se gli avessero chiesto com'è la situazione dell'ipnosi oggi in Francia, dove è nata. L'anno prima un ragazzo, il primo, Victor Russ, cade in questo stato misterioso, non capiscono di cosa si tratti, iniziano a cercare di studiarlo, interpretarlo, parte questo dibattito. Non c'era YouTube, non c'erano i commenti, c'erano i giornali, ma se voi Certo. leggete i giornali, i quotidiani parigini, che sono tutti online, io lo faccio, è un lavoro improbo, ma lo faccio in modo che non lo debbano fare altri, Certo. è esattamente lo stesso dibattito. Allora io mi sono chiesto, com'è possibile che a distanza di 200 anni non ci sia mai mossi da questa polarità? C'è chi non ci crede, c'è chi ci crede in maniera eccessiva e poi c'è chi la pratica, che sa che esiste questa area talmente misteriosa e complicata che ci si può giocare, ma illustrarne precisamente le caratteristiche, i vincoli, i limiti, le dinamiche è complicatissimo. E Certo. quindi io immagino che continuerà questa discussione. Diatriba. In qualche modo si fa pace anche con gli youtuber molesti, perché sono solo Vero. l'espressione di una comunità che da sempre Assolutamente, c'è e che chiaro. continuerà, perché la natura del fenomeno è troppo complessa perché Sì. Certo. l'uomo, l'umanità, uomo e donna, possa capirla e definirla in modo. E io lo trovo interessante perché nel 2018, in cui sembra che abbiamo scoperto tutto, quello Chiaro. resta un west ancora da raggiungere. Non c'è ancora la costa dell'oceano per dire e adesso mo dove andiamo? Il west finì così perché si arrivò a Los Angeles ed era Certo. finita la terra, iniziava l'acqua. Qui invece siamo in una ricerca di un west che continua a portare a galla sorprese, lo vediamo ogni volta anche che ci incontriamo. Scopriamo che c'è qualcosa di nuovo Esatto. e nonostante siamo in un mondo dove sembra tutto mappato e ogni risposta sia a portata di click, no, qui siamo in un mare di grigio che è affascinante da Affascinante. esplorare e resisteremo ai colpi degli uni e degli altri, cioè sia degli scettici di ferro, sia dei credenti che pensano che questa roba apra il terzo occhio e faccia fare cose improbabili. Noi proviamo a collocarci a metà. E invece tu, Mariano, quando c'è stato questo shift nei confronti dell'ipnosi? Io da 2 anni sto scrivendo il secondo volume della mia opera Mesmer e mi sono imbattuto nelle descrizioni dei primi esperimenti ipnotici in cui questi medici, magnetisti, magnetizzatori, che cosa sono, non è chiaro. Il Certo. primo era un ufficiale di artiglieria, un militare. Si imbatte in questa roba, vede costui che chiude gli occhi, inizia a parlare un linguaggio forbito quando di giorno era un contadino e non capisce cosa succeda. La cosa interessante è che tutti i resoconti di queste sedute sono sempre dalla bocca dell'ipnotizzatore, non c'è mai il racconto dell'ipnotizzato. In particolare da lì in poi quasi solo più donne subiranno questo trattamento, loro ancora meno hanno diritto alla parola, Certo. quindi manca l'occhio dietro la palpebra chiusa. Leggendo queste cronache non si riesce a capire quanto ci fossero, quanto chi era sotto stesse ingannando il magnetista, quanto fosse autentico. Non riuscivo ad orientarmi. Quindi ero orientato a negare tutto, dire, è molto, conoscendo i trucchi per produrre quegli effetti, è molto facile che siano tutte simulazioni. Dopo aver visto Diego in azione, mi sono detto, la risposta potrebbe essere più complessa, lì potrebbero esserci dei fenomeni più complessi. Confrontandomi anche con Diego, stasera con Giambattista, stiamo analizzando cronache precise su apparenti fenomeni paranormali, per esempio visione bendata di ragazze che erano in grado di leggere correntemente dei libri, e stiamo cercando di ricostruire questo scenario senza ipotizzare la malafede della donna, ma cercando di ricostruire da mentalisti il metodo che poi oggi si potrebbe usare in teatro. Quindi Chiaro. non certo immaginando sesti sensi o terzi No, occhi, certo. ma capendo in che modo il trucco poteva entrare nella performance senza la malafede da parte di queste sonnambule. È un'area anche eticamente talmente complessa da Certo. descrivere che bisogna anche sperimentarla, per cui io ho subito l'ipnosi, mi sono fatto ipnotizzare per immedesimarmi in queste ragazze e vedermi in quella condizione, cercare di capire come l'avrei raccontata, se potevo applicare quel metodo o quell'altro, pur essendo in stato di ipnosi. Magari prossimamente potremo sperimentare questa stessa cosa con qualcuno che si presta Ah, per certo, sarebbe vedere molto se interessante. emergono comunque le stesse dinamiche che erano emerse all'epoca. Però è interessante perché si unisce lo studio storico alla sperimentazione e per ricostruire eventi di cui restano poche tracce di diari o racconto di uno che l'ha vista, beh, è portata nell'oggi, è un dialogo interessante tra fine Settecento e 2018.
Molto. Potrebbe rivoluzionare tutto quello che noi abbiamo sempre pensato sull'illusionismo e quindi dover fare una rilettura totale, storica, di tutto quello che è accaduto. Anche perché qui in Europa tendiamo a raccontare il mentalismo come ce l'hanno insegnato gli americani. Sembrerebbe nato negli Stati Uniti, lo spiritismo sembrerebbe nato in Inghilterra. In realtà tutto questo si svolge a Parigi, alla fine del Settecento, alla metà dell'Ottocento arriva in Italia e in Italia, per esempio, lanciano un premio che nel nostro secolo lancerà James Randi, certo, volendo premiare chi ha dotato di potere, di chiara veggenza. In Italia, a metà dell'Ottocento, c'era già questo premio in palio per chi fosse riuscito a leggere un libro chiuso con resoconti di donne che avevano provato a conquistarlo e una che era stata sgamata perché sbirciava, perché aveva un buchino nella benda e quindi riusciva a farlo solo con la sua benda. Tutte cose che gli storici hanno ampiamente ignorato. Noi prestigiatori continuiamo a leggere i libri di Randi, degli americani, di Christopher Milburn Christopher, sì, perché siamo anglofoni, siamo anglofili, ma non sappiamo che abbiamo una storia recente che loro ci invidierebbero perché siamo arrivati molto prima di loro su queste cose, sì, e andarlo a leggere che succedeva a Parigi, da Parigi arrivava a Lione, da Lione passava a Torino e poi da Torino Milano, Roma eccetera, e che poi tutte le leggi che nell'Ottocento sono nate perché alcuni mentalisti hanno provocato scompiglio nei teatri italiani, è tutta una storia da raccontare, è il mio West, è proprio quello, certo, che sto trovando e che, certo, mi eccita quotidianamente, certo, quando trovo nuove cronache dico i maghi che amano queste cose mi ameranno perché è veramente, sono pepite che saltano fuori, certo, che erano completamente rimosse e dimenticate, e queste esperienze pratiche illuminano fatti dell'Ottocento ed è un'esperienza veramente esaltante per un ricercatore. Immagino. Quando immagino. Esce il libro? È due anni che ci lavoro, ci potrebbero venerci altri 25, ma non uscirà finché, finché non avrò. Sto condividendo le bozze con Diego che mi sta dando dei feedback interessanti, abbiamo trovato perfino degli aspetti pornografici nei libri di Cremes del 1700. Che credo che Aurelio non conosca. Sì, infatti bisogna aggiornarlo sui nuovi. Tutti i maghi conoscono solo la parte cartomagica, esatto, non quella mentalistica dove ci sono... No, grazie a lui ho scoperto delle chicche di Cramp. Stiamo creando una culina in bocca che ci vede. Ecco, hai usato proprio una similitudine, sì, molto azzeccata. Molto comunque, azzeccata. E so anche che vorresti rieditare Mesmer, quello sul Settecento, in base a questo... Dunque, io questo libro, che è il secondo volume, okay, della serie, lo avevo completato, non girava completamente, l'approccio scettico to cure era incompleto e quindi non sono mai uscito. Sì. Adesso lo sto riscrivendo perché non funzionava e, okay, avendo vissuto l'esperienza dell'ipnosi si sta sciogliendo perché sto chiarendo delle cose e non mi schiero né con chi non ci crede completamente perché tende a coprire un fenomeno che ha del solido, esatto, non con chi ci crede in maniera ingenua perché questi medici che credevano che uno leggesse con la pancia, sì, chiaramente si sbagliavano, ma trovare questa via di mezzo è una sfida strainteressante. Molto. Ci odieranno su entrambi i lati, ma noi scegliamo in modo indefesso quella linea, esatto, di confine. Ma te personalmente, Diego, l'ipnosi ti ha fatto rivalutare l'idea che avevi tu dell'illusionismo e della prestigiazione? Volevi aggiungere qualcosa, visto dal tuo linguaggio del corpo? Attraverso le bolle insieme. Uno, due, tre. X. Dormi. No, non ci credo. Qualunque cosa succeda, non ti cade mai la camera di mano. Ecco, magari, mai. Allora.